Ascolteremo ora un intervento dal titolo Le Nassi, da Istituto per l'Infanzia a Centro Culturale di Gioco per Bambini, Ragazzi e Famiglie, a cura del Comune di Gorizia. Lasciamo la parola a Fabiana Morgia e Cristina Visentini del Comune di Gorizia. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Visentini e sono un istruttore educativo del Comune di Gorizia, responsabile per il settore delle attività dai 6 ai 12 anni. Apro il nostro intervento con una breve nota dell'assessore Silvana Romano, che porta i saluti a Verona e a questa manifestazione. Insieme a Nidi, Scuole dell'Infanzia e Servizi Educativi Comunali di Gorizia, che comprendono anche quelli integrativi, quali il doposcuola, le ludoteche e i centri estivi, sono ormai una realtà consolidata da più di 20 anni. Questa amministrazione ha voluto, seppure in un periodo di contrazione di risorse, proseguire e valorizzare verso le nuove famiglie in questi preziosi luoghi di relazione e crescita, aperti a tutti e alle bambine della città nel rispetto di ogni singola potenzialità. L'impegno ad attualizzare costantemente l'organizzazione e il metodo nella conduzione di questo segmento importante di tempo, quale quello pomeridiano integrativo, alla formazione scolastica è prioritario per un settore che deve evolvere così come l'attualità impone. Anche per questo ci siamo impegnati a far parte di una rete nazionale, Giona, che riconosce, sostiene e stimola le amministrazioni a tenere sempre desta l'attenzione sui diritti dell'infanzia sanciti dalla Convenzione internazionale ratificata dall'Italia nel 1991. Le ludoteche comunali di Gorizia sono impegnate a garantire queste opportunità in un contesto di integrazione tra le molteplici diversità proprie del nostro territorio. Ringrazio l'organizzazione del festival, l'associazione AGA e in particolare l'associazione Giona per averci invitato ad esporre la nostra esperienza ed auguro a tutti i bambini ed adulti delle giornate ricche, proficue, serene e divertenti esperienze. E questa è l'assessore al welfare Silvana Romano dei servizi educativi. Il nostro intervento è intitolato da Istituto per l'Infanzia, Centro Culturale di Gioco per Bambini, Ragazzi e Famiglie. E il 24 agosto del 1853, in una delle più vecchie vie di Gorizia, al piede del castello, veniva inaugurato per 12 ospiti l'Istituto dei Fanciulli Abbandonati. Una cinquantina d'anni dopo, l'erede di una delle famiglie più ricche della città dona alla città una grande villa e un grande fondo, un fondo molto importante, stabilendo che doveva servire come istituto per i bambini, però che dalla denominazione dovesse sparire quel fanciulli abbandonati, proprio per cercare di sviluppare un certo modello di istituto e di scuola. Con questo convitto funziona fino agli anni 70, per poi subire una trasformazione radicale proprio dal gruppo di lavoro di educatori che vi operava, e si trasforma in un dopo scuola e in una serie di attività estive, sia residenziali che in questo istituto appunto. E questo gruppo di lavoro inizia a pensare anche a come cambiare la denominazione, nel senso non chiamarlo più istituto, ma cercare di lavorare sulla struttura. E purtroppo è molto faticoso ancora passare da questa etichetta di istituto a un centro che vuole essere invece un riferimento per le famiglie della città. È un centro di promozione sociale, culturale e di integrazione. È sede ancora degli uffici amministrativi, della ludoteca adesso, della biblioteca bambini e ragazzi e dal 2012 ospita anche il centro bambini e famiglie. La ludoteca nasce in un'altra sede nel 1991, dopo la presentazione di un progetto presentato da figure professionali completamente diverse.
è proveniente anche da enti diversi, su esperienze laboratoriali che nascevano già dal 1983. La particolarità del progetto, che si configura come in una ludoteca tradizionale, diciamo, come si possono trovare sul territorio nazionale, è che in ogni iniziativa, in ogni progetto, in ogni percorso di laboratorio, si pensa all'inclusione di bambini e di ragazzi con disabilità. E vengono pensati dei percorsi particolari proprio per permettere la partecipazione di bambini disabili. E questo assunto, questa importante premessa, vale ancora oggi per tutti i percorsi e per tutte le iniziative che il servizio presenta. L'altra caratteristica è proprio il lavorare sul connubio fra arte e gioco. Il servizio che la ludoteca presenta si articola tra una biblioteca bambini e ragazzi e la biblioteca, appunto. La biblioteca prevede una serie di iniziative e assume anche quella che era una delle caratteristiche della ludoteca, di avere sempre presente il libro in ogni situazione. Difatti il libro ha caratterizzato tutte le iniziative. All'inizio addirittura prestavamo, il servizio prestito funzionava con lo prestito di un giocattolo e il prestito di un libro. La biblioteca è rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni ed è un luogo a scaffale aperto, nel senso che i libri si possono scegliere, ed è in collaborazione alla Biblioteca Statale Isontina e Civica, che ha prestato, diciamo, alla nostra sezione di biblioteca tutto il patrimonio librario legato alla narrativa, mentre la ludoteca si acquista quasi esclusivamente libri disegnati da designer o artisti che servono proprio, diventano proprio strumento nei percorsi di laboratorio di avvicinamento alla lettura e alle esperienze grafico-pittoriche e a tutti i percorsi sull'immagine che vengono presentati. Queste pubblicazioni vengono animate non solo durante le visite guidate, ma presso tutti i laboratori e le iniziative che si presentano. In biblioteca vengono ovviamente presentati i percorsi per le scuole, ma ci sono anche dei percorsi particolari, come i libri per le mani, appunto, dove accanto ad una serie di incontri dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni, dove viene presentata una lettura e un'attività di laboratorio collegata alla lettura, ci sono alcuni incontri riservati ai genitori o ai nonni o agli accompagnatori dei bambini, dove vengono costruiti dei libri e dei giocattoli si rifanno ai personaggi più amati dai bambini. In questi laboratori vengono utilizzati materiali di semplice utilizzo e di facile reperibilità che servono da compendio per le diverse letture. Le iniziative nei laboratori vengono usati tutti i materiali e strumenti anche molto molto semplici, in modo da poter riportare l'esperienza all'interno dei contesti familiari da parte dei bambini. La ludoteca ha un collegamento molto forte con le scuole del territorio, questo attraverso le visite guidate e i percorsi laboratoriali. Un'altra delle caratteristiche è la
il lavoro sugli spazi che facciamo in tutti i contesti, nel senso che pensiamo che l'allestimento e l'accessibilità degli spazi rivestono un'importanza notevole. Non sono mai un mero contenitore, ma cercano di esprimere ed accogliere tutti i frequentatori, sia dai più grandi ai più piccoli. La posizione degli oggetti, i colori utilizzati e le immagini parlano e raccontano la funzione degli spazi. Ed è un lavoro continuo questo del riallestimento e l'allestimento dei luoghi, che sembra un po' macchinoso, ma in realtà agevola il lavoro poi di chi opera negli spazi, e anche l'autonomia dei bambini, che possono muoversi e fruire delle diverse esperienze in maniera assolutamente autonoma. Gli spazi sono un atelier, oltre alla biblioteca e allo spazio gioco, arredato con strumenti e con materiali, e una falegnameria che trova luogo che trova spazio in un altro luogo, anche questa arredata con tavoli dal falegname, e nella quale vengono usati gli stessi strumenti che vengono usati dagli adulti. Nel senso che la strumentazione viene usata in maniera pertinente e non diventa pericolosa, proprio perché è usata in maniera corretta. Una delle iniziative che la ludoteca propone sono le biennali, cioè la presenza della creatività infantile negli spazi urbani. Le iniziative non si fermano all'interno dell'edificio, diciamo, ma vogliono in qualche modo far sì che ci sia un segno, un segnale dei bambini in città, in tutta la città. In queste biennali vengono coinvolte degli artisti importanti, fino adesso Emanuele Lozzatti e Francesco Tullio Altan, oppure si partecipa a manifestazioni a livello nazionale, come è stata Italia, 150 eventi in piazza per ridisegnare l'Italia, a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli del Museo d'Arte Contemporanea. L'obiettivo delle biennali è un recupero artistico ed urbanistico, guidato appunto da esperti o artisti, fatta assieme ai bambini e alle bambine di alcune aree cittadine. I tempi sono tempi molto lunghi, sono legati ai cicli scolastici, sono uno o due anni, dove si organizza un piccolo cantiere per la realizzazione di queste installazioni. Vengono coinvolte appunto le direzioni didattiche, i consigli di quartiere, i servizi comunali, come il servizio del verde comunale, oltre che i servizi educativi. Questi percorsi sono aperti alle classi, e questo ad esempio è dedicato in qualche modo a Francesco Tullio Altan, dove i bambini progettano assieme all'artista delle installazioni. La particolarità di questi progetti è che i bambini si rifanno allo stile dell'artista, però creano delle installazioni appunto che sono assolutamente personali, cioè la creatività e il disegno del bambino viene rispettato, e si riprendono anche dei filoni collegati alla storia e alla tradizione della città. Questo prevedeva un lavoro di realizzazione di personaggi sulle storie della tradizione della Valle dell'Isonzo, e su queste figure particolari legate alle storie che i bambini non conoscono più, legati al mito e ai riti del territorio. Mentre il lavoro sulla biennale dedicata ai 150 anni dell'anniversario dell'Unità d'Italia prevedeva la grande animazione in piazza con la costruzione di un'enorme Italia da parte di tutti i bambini, però anche un lavoro puntuale utilizzando del materiale di recupero e utilizzando tutta una serie di materiali, ripeto, di facile utilizzo, dove ogni bambino comunque
aveva e progettava un'Italia sia per il gruppo classe che una rivisitazione molto personale di quella che era la percezione sua del territorio e di quello che sapeva del contesto nazionale. Per cui anche i grandi progetti vengono in qualche modo adattati alla storia, alla tradizione del territorio, del nostro luogo, anche se hanno questo collegamento, questo respiro, diciamo, a livello appunto nazionale. E questa è la manifestazione finale appunto sui 150 anni dell'Unità d'Italia, nella piazza principale della città. E la ludoteca si muove all'esterno moltissimo. I filoni di indagine e di scoperta e di esplorazione sono quello artistico, storico-artistico sulla città, ma anche quello legato all'ambiente naturale. Oltre diciamo ai laboratori, tutti i laboratori prevedono comunque anche delle escursioni all'esterno che sono tematiche e collegate a quello che viene progettato all'interno, sempre all'interno della struttura, in modo da conoscere ed esplorare l'ambiente in tutte le sue caratteristiche, in tutte le sue particolarità. Queste saluto la parte dei grandi con due immagini di bambine riprese nei diversi contesti di laboratorio, ecco. Questo è velocemente quello che facciamo per i più grandi. Adesso passiamo ai più piccoli. Ecco, grazie a tutti gli altri colleghi di Giona non nominati, Torino, Omegna, Catania, scusate se non li conosciamo tutti. Siamo molto felici di far parte di questa associazione proprio per il confronto che questo ci consente a livello nazionale. Allora, l'ultimo segmento arrivato nel 2012 presso questa sede, il Centro Lenassi appunto, è quello che riguarda la fascia d'età 0-6 anni. Si tratta di un servizio integrativo quasi oramai tradizionale in Italia, un centro bambini e genitori che al mattino accoglie bambini fino a 3 anni d'età, però sempre con il loro adulto accompagnatore, questa è una delle caratteristiche, mentre al pomeriggio la fascia d'età si estende ai 6 anni. Allora, eccoci qui. La difficoltà iniziale dal 2012 ad oggi, soprattutto quella iniziale, è stata cercare di far orientare i bambini piccoli verso la sede degli spazi riservati e deputati a loro, senza distrarsi nel frattempo o perdersi addirittura all'interno di questo grande edificio che ha questo difetto di essere nato come istituto, ma invece pian piano è diventato altro. Con i piccolini è chiaro che valicare queste porte, queste di un edificio ottocentesco non è impresa automatica e scontata. Quindi in questo senso abbiamo cercato di caratterizzare gli spazi sia in orizzontale che in verticale, in modo da non mettere in imbarazzo i genitori, perché bisogna considerare che i piccoli sono sempre accompagnati dal loro adulto. Quindi questa è stata la prima operazione non facile, però ecco che questo adattamento, ci trovavamo prima in un'altra sede un po' periferica rispetto alla città, perché il servizio era nato come servizio d'ambito, cioè serviva i 16 comuni del distretto. Quindi ecco, questo invece ricollocarci al centro della città ha portato a nuove risorse, a nuove opportunità, soprattutto di collaborazione con la ludoteca 612. Probabilmente di esperienze, i servizi integrativi in Italia, anzi non probabilmente, ce n'è tantissime, anche di più vecchia data. Quello di Gorizia, se posso dire così velocemente in sintesi, ha questa caratteristica.
i nostri servizi non sono partiti da, come fascia d'età, dal basso verso l'altro, ma sono andati alla rovescia. La curiosità è proprio questa, cioè che tutte le esperienze concrete realizzate nei laboratori, il metodo, chiamiamolo così, che mi permetto di dire è un po' è ispirato a un approfondimento del metodo giocare con l'arte di Bruno Munari nel corso degli anni, è stato calato rispetto alla fascia d'età dei piccolissimi. Non sono molte le esperienze che vanno in questa direzione, ma ecco, questi sono un po' ciò che diceva Cristina prima, ciò che cerchiamo e che in fondo facilita particolarmente la comunicazione con i bambini piccoli che contemporaneamente, dicevo, hanno i propri genitori affiancati. Quindi è un servizio che si collega con gli altri, i nidi d'infanzia, quelli tradizionali, l'azienda sanitaria naturalmente, perché prevede sempre l'accoglienza di tutti i bambini e di tutte le diversità. È un servizio che funziona circa 12 ore alla settimana, quindi si rivolge a un bacino di circa 700 bambini all'anno, però di frequentanti ce n'è circa un centinaio. È un servizio realizzato in collaborazione naturalmente con le cooperative che di volta in volta ogni triennio più o meno vincono l'appalto, dove però il personale educativo è in continuità, opera in continuità, perché c'è questo trucco che probabilmente funziona in tutta Italia, dove cambia il titolare, però fortunatamente la professionalità rimane in continuità, molto spesso rimane garantita. Rapidamente, la zona accoglienza si trova al primo piano, questo nostro spazio, circa 300 metri quadri, zona accoglienza che significa lo spogliatoio sia per gli adulti che per i bambini, e subito di forte attrattiva tutta la zona dedicata al gioco simbolico. Nello stesso spazio concepita per centri di interesse vi sono delle piccole zone, delle routine, ed ognuna prevede contemporaneamente la presenza dell'adulto e del bambino. Allora, l'altro grosso sforzo è di non infantilizzare gli ambienti in maniera da permettere all'adulto di trovare una propria collocazione, perché non si tratta di far giocare gli adulti come bambini, tantomeno viceversa, ma di fare in modo che in ogni spazio ognuno trovi una propria collocazione, un proprio agio, un proprio benessere. In questo senso questo edificio ottocentesco ci ha aiutato. Gioco simbolico, quindi purtroppo abbiamo molta plastica, però sì, gli spazi d'accoglienza dove la fruizione è autonoma devono essere allestiti nel massimo della sicurezza, trattandosi di bambini molto piccoli. Tutte queste situazioni però sono un po' lo specchietto per le allodole per arrivare rapidamente, naturalmente, gli soliti angoli per il gioco motorio, il gioco simbolico, il gioco di costruzione da tavolo. Ecco, questa è un'altra particolarità che ci deriva da Ludoteca 612. Abbiamo un servizio prestito, anche giocattoli. Non lo so se la conoscete, noi ci riferiamo a delle case tedesche produttrici, in particolare la ABBA, che esteticamente è molto molto valida e propone giochi di cooperazione per bambini a partire dai 2 anni d'età. Giochi di cooperazione, quando si parla ancora di gioco parallelo, sono veramente materiali molto stimolanti. Angolo morbido, vado rapida, ecco, quel che ci interessa ovviamente è riuscire ad arrivare a quella confidenza sufficiente con gli spazi da permettere ai bambini di fare l'esperienza oltre, quindi con i materiali insoliti all'interno di un contesto naturalmente codificato, non spontaneo, cioè spontanea è la reazione al contesto preparato e predisposto dalle educatrici. Abbiamo una zona lettura, aderiamo al progetto nazionale Nati per Leggere, che tutti conoscono e che in Friuli Venezia Giulia è particolarmente attivo,
ma ci interessa soprattutto, a noi nati per leggere interessa perché ci interessa il discorso sull'immagine, ci interessa lavorare con l'albo illustrato principalmente questo, e poi è un'attività che rientra nell'educazione al, diciamo così, si chiama musica e parole. Servizio prestito, vado veloce, ecco, questo è il nostro laboratorio, uno spazio piccolissimo che viene allestito di volta in volta, in particolare inizialmente per il ciclo dedicato alla manipolazione, 10 tappe consecutive con frequenza libera, scusate, dimenticavo di dire che la situazione di questi 100 bambini iscritti all'anno è ogni giorno diversa, non abbiamo gruppi stabili, quindi c'è il massimo dell'apertura rispetto a chi ci sarà, anche alla fascia d'età prevalente e a quel che potrà succedere. Il percorso di manipolazione va dai materiali informi all'argilla cotta, anche con i bambini di 18 mesi. E cui segue il percorso di esperienze con i colori. Quanti? Tanti sono i colori, li scopriamo in un ciclo di 10 incontri. Accanto al proprio genitore per i più piccoli, dai 2 ai 3 anni, solo con l'educatore. Musica e parole, questa è la collega questa è la collega pugliese che manda i saluti a Bari, è venuta a lavorare a Gorizia, insomma l'Italia si intreccia attraverso questi musica e parole. In ludoteca con la scuola, un'altra esperienza di accoglienza sempre continuativa delle scuole dell'infanzia per delle attività di gioco e laboratorio, tematiche, lettura, vado velocina perché la parte interessante di questo trasferimento, di questo trasloco è che in questo momento noi abbiamo potuto approfondire tutte quelle situazioni in cui la fascia d'età diventa ampia, 2-12 anni. Ognuno con le proprie competenze, e ognuno con le proprie possibilità, ma questo intreccio tra bambini di età diverse è quello che è la grande occasione per tutti, per i più grandi e per i più piccolini, per i più piccoli di prospettarsi quel che potranno diventare, per i più grandi di sviluppare una sensibilità quando non abbiano dei fratelli, come molto spesso accade, verso i bambini più piccoli, come l'abbiamo fatto attraverso una serie di incontri con i giovani lettori, dove era stupefacente come l'attenzione dei piccoli, bambini di 2 anni, 2 anni e mezzo, riuscivano a seguire una lettura, certo un po' animata, di bambini appena un po' più grandi, 8-9 anni. Ovviamente questo è stato possibile perché c'è stata una preparazione, c'è stato un interesse, c'è stato, guardate, l'attenzione di questi piccoli. E non è un attore quello che legge, ma un bambino di 8 anni dall'altra parte. Lo stesso naturalmente perché per noi bambini e bambine, differenze significa di tutto, di tutti i tipi e per prima vorremmo dire di genere, quindi valorizziamo sempre la possibilità per maschi e femmine di essere protagonisti di una qualsiasi attività. I piccoli accolgono i grandi nei loro spazi e fanno da guide, uno scambio continuo, attività. Vado veloce, i genitori sempre presenti, come uno sguardo, come una presenza, come una risorsa. Insieme. Insieme, ma con la possibilità di giocare anche ognuno a modo proprio e anche di scappare dal gioco, come fa questo bambino. Sempre aperti, ma all'interpretazione di ognuno. E un'esperienza non, sì, un'esperienza piccola, è una città di 35.000 abitanti, ma che ha il valore di intrecciarsi con tutte quelle che, in modo ovviamente localizzato, si svolgono in tutta Italia, insomma. Grazie. Grazie Fabiana Morge e Cristina Visentini del Comune di Gorizia per la loro utile testimonianza sulle NASSI, da Istituto per l'Infanzia a Centro Culturale di Gioco per Bambini, Ragazzi e Famiglie.